Victor Hugo nasce il 26 febbraio 1802 nell'est della Francia. 1827 si afferma come il caposquala del romanticismo francese. Nel 1852 Napoleone III è proclamato imperatore dei francesi. Victor Hugo lo attacca duramente e sceglie di andare in esilio in Inghilterra, dove resta per quasi 20 anni. Dopo il crollo del secondo impero francese nel 1870, torna a Parigi. È circondato dalla venerazione generale e considerato un maestro. Muore a Parigi il 22 maggio 1885, a 83 anni, senza mai aver smesso di scrivere. Scrive un romanzo storico, Notre Dame de Paris, nel 1831. 1862 scrive un romanzo storico della contemporaneità, Les Misérables. Il primo ambientato intorno alla cattedrale di Parigi nel 1482, il secondo nell'età della Restaurazione. Scrive altri romanzi, sempre di ispirazione sociale, come I lavoratori del mare e L'uomo che ride. Altri sono di impianto storico, come 93. Per quanto riguarda le liriche, la sua produzione si può suddividere in 4 periodi. Il primo va da Odi e ballate del 1826 a Le orientali del 1828 e Foglie d'autunno 1831. La seconda di queste opere è caratterizzata dall'abbandono e dalla fantasia e ai motivi esotici. Nelle altre due, temi politici e civili si mescolano a sentimenti d'amore, ad accenti intimi, a ricordi e ad affetti familiari. Le raccolte del secondo periodo sono tutte composte tra il 1835 e il 1840. I canti del crepuscolo, le voci interiori, i raggi e le ombre. Le raccolte del terzo periodo sono le contemplazioni del 1856 e i castighi del 1853. Nella prima prevalgono i motivi personali dello sconforto per la morte della figlia, nella seconda predominano il sarcasmo, la satira, l'invettiva contro Napoleone III e i suoi seguaci. Dopo il terzo periodo, Hugo lavora un vasto poema, La leggenda dei secoli, finita nel 1833. Si abbandona una visione della storia e dell'umanità, dall'epoca descritta dalla Bibbia alla modernità, fino alle prospettive future. Infine, tra i drammi storici spiccano Ernanio l'Onore Castigliano del 1830 e Ruy Blas del 1838, entrambi di ambientazione spagnola. Hugo attua la poetica del grottesco fondata sulla mescolanza dei generi e degli stili e sul gusto delle forti antitesi. I protagonisti sono uomini eccezionali e ribelli condannati alla morte da un destino fatale o da una condizione sociale inferiore ai loro meriti. Si ricorda anche l'opera Il re si diverte del 1832, da cui Verdi poi deriverà il Rigoletto.